festività natalizie di controlli e servizi straordinari del territorio da parte dei carabinieri di Fano, arresti e segnalazioni. La terra torna a tremare, due scosse di magnitudo di 3.5 e 3.3 a largo della costa fanese. Aperta a senso unico alternato la strada Pietralunga a Pianello di Cagli, interventi di messa in sicurezza della parete da parte della provincia. Un 2022 impegnativo per il Civi Club Mattei, dall'emergenza in Ucraina all'alluvione fino al terremoto, il bilancio della Protezione Civile di Fano. Partiti i lavori di piantumazione delle piante nell'area dell'ex campo d'aviazione, nascerà un grande bosco urbano. Da domani al via i saldi invernali nelle Marche, ecco cosa compreranno i fanesi. Per cui ci auguriamo che ci sia una certa, come dire, partecipazione dei nostri clienti, che comunque possono dare una mano a tutto il commercio. L'Avis Fano vince il quadrangolare di beneficenza del Volley della Befana e il ricavato della serata andrà alla Fondazione Giorno. Mercoledì 4 gennaio, benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Due scosse di terremoto sono state registrate questo pomeriggio intorno alle 16.55 di magnitudo 3.5 e alle 17.01 di 3.3, entrambe con profondità di 9 km. Secondo il sito di geofisica e vulcanologia, le due scosse si sono verificate a largo della costa marchigiana nel tratto davanti Torrette di Fano. Molti cittadini, anche delle città limitrofe, hanno avvertito la scossa, ma al momento non si registrano danni a persone e cose. Ne sono seguite poi altre due, ma di minore intensità, di 1.5 e 2.5. Sono numerosi i servizi straordinari di controllo del territorio durante il periodo di Natale e Capodanno da parte della Compagnia Carabinieri di Fano e delle stazioni di Fossombrone, Colli al Metauro e Marotta. Allora sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Continua lo sforzo della Compagnia Carabinieri di Fano durante gli ultimi giorni di queste festività, finalizzato ad intensificare il contrasto di reati predatori allo spaccio e alle condotte di guida pericolose. Durante i controlli i carabinieri hanno arrestato due italiani di 36 e 25 anni in esecuzione di due diversi ordini di carcerazione pendenti a loro carico, per i quali sono stati portati entrambi nella casa circondariale di Villa Fastigi. Il 36enne, originario del Foggiano, già agli arresti domiciliari per essere stato sorpreso con 2 kg di marijuana, ha più volte violato le prescrizioni legate alla misura, tanto da condurre l'autorità giudiziaria a revocargli il beneficio e a ripristinare la misura del carcere. Invece, il 25enne originario di Pesaro, si sono aperte le porte del carcere dovendo scontare un anno e 6 mesi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento commessi nel 2017. I militari, inoltre, hanno pattugliato le zone del Pincio e della Rocca Malatestiana di Fano. Durante i controlli, tre giovani tra i 17 e i 18 anni sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro per uso personale di stupefacenti. A Fossombrone invece sono stati arrestati due marocchini di 36 e 31 anni perché colpiti da provvedimenti di carcerazione per reati legati alla droga. Sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare. Anche a Colli al Metauro è stato arrestato un uomo e subito condotto a Villa Fastigi. Si tratta di un macedone di 28 anni, destinatario di un ordine di carcerazione che si era reso irreperibile da diverso tempo. Dovrà scontare la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione e una multa di 14.200 euro, essendo stato coinvolto in un'importante indagine portata a termine dai militari fanesi nel 2017, che permise di sradicare una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. I carabinieri di Marotta hanno condotto in carcere un 26enne del posto per aver più volte violato le prescrizioni relative alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale a cui lo stesso era stato sottoposto a seguito dell'arresto avvenuto nel 2021, quando venne sorpreso a cedere cocaina nell'abitato di Marotta. Numerosi infine sono stati gli interventi eseguiti dai militari della Compagnia di Fano in occasione delle serate organizzate nelle discoteche del territorio, in particolare durante la notte di Capodanno, dove grazie all'attività di vigilanza e controllo sono stati scongiurati episodi di violenza e vandalismo. I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime festività.
Il servizio viabilità della provincia di Pesaro e Urbino rende noto che la strada Pietralunga in località Pianello di Cagli è stata riaperta al transito nella serata di ieri con senso unico alternato regolato da un semaforo. Il passaggio dei veicoli a senso unico resterà attivo fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete sovrastante, la cui durata è stimata in circa 30 giorni. La strada era stata chiusa al traffico dopo la frana che si era verificata lo scorso 16 dicembre. Si ringraziano le imprese e il personale provinciale per la disponibilità e l'impegno che hanno consentito, pure nei periodi festivi, la riapertura della strada in tempi celeri, considerando la complessità e consistenza dell'intervento. Questo, conclude il servizio viabilità della provincia, ha permesso anche di rispettare gli impegni per contenere il disagio delle popolazioni dell'entroterra già provate da altri eventi calamitosi. E questa sera, subito dopo il telegiornale, andrà in onda il primo approfondimento della CNA dedicato alle imprese. Allora sentiamo qual è il primo argomento che gli ospiti in studio tratteranno con Maria Elena Del Bianco. SOS post-Covid imprese, che cosa riguarda questo progetto? Il progetto post-Covid riguarda il supporto da parte della nostra struttura CNA Master Quality per tutti gli artigiani per l'attuazione dei protocolli relativi al Covid-19, per la formazione e l'informazione dei lavoratori e per attuare tutte le misure e prevenzioni necessarie per limitare il contagio. Continuano gli atti di inciviltà nella zona dell'ex aeroporto di Fano. Questa mattina qualche malintenzionato ha abbandonato uno scatolone tra la fitta vegetazione di rovi contenente barattoli e plastica per poi dargli addirittura fuoco. Proprio in mattinata era in programma nella zona un'intervista con Cristian Fanesi per discutere sul nuovo bosco urbano. Visto l'imprevisto, per scongiurare il peggio, il vice sindaco è arrivato con una tanica d'acqua per spegnere il piccolo incendio. Rimaniamo dunque in zona per approfondire sull'intervento che si sta facendo lungo l'area che riguarda il nuovo parco urbano Luciano Polverari. Proseguono, anche se a rilento e a stralci, i lavori per la riqualificazione nella zona dell'ex aeroporto di Fano da parte dell'amministrazione. Dopo l'acquisizione dell'intera area di proprietà del demanio militare da parte del comune, con successivo concorso di idee aggiudicato dallo studio Silva su una nuova funzionalità e visione dell'intera superficie, sono iniziati alcuni giorni fa la messa a dimora di diverse specie di piantine che andranno a formare il grande bosco a fianco di Via Papiria. A seguito di quel concorso di idee abbiamo anche predisposto un piano particolareggiato per quest'area che prevede in questa zona proprio adiacente a Via Papiria la possibilità di realizzare un bosco urbano che finalmente mettiamo a dimora in questa stagione invernale, facendo anche seguito a una manifestazione di interesse che abbiamo emesso, a cui ha partecipato una società Arbolia, che è una società del gruppo Snam Rete Gas, che ci regalerà e sta eseguendo in questi giorni i lavori per piantumare circa 5.000 piante. Lo abbiamo fatto realizzando una fascia verde in questa zona, appunto verso Via Papiria. Ne sarà realizzata una seconda proprio lungo Via Papiria a spese di Società Autostrade, ma questa è una realizzazione molto importante perché si occupano sì una piccola parte di tutta l'area vastissima del campo d'aviazione, con una composizione appunto di arbusti del 30% rispetto alle piante che saranno il 70%, e il lavoro si sta eseguendo in questi giorni ed è completamente finanziato per un costo complessivo di poco meno di 300.000 euro dalla società Arbolia, che si avvale anche della sponsorizzazione di terzi. L'attecchimento verrà eseguito per i primi due anni dalla società che si sta occupando dei lavori, ha continuato Fanesi, per poi passare in mano al comune. Inoltre, sottolinea il vice sindaco, non sono previste potature importanti proprio per far sviluppare al meglio le piante. Un progetto importante, noi vogliamo che quest'area sia vissuta, vogliamo renderla gradevole, vogliamo seguire quello che è il concorso di idee che abbiamo bandito e che ha vinto lo studio Silva, e crediamo di realizzare un grandissimo polmone verde a due passi dalla città, in maniera tale che venga fruito e insomma non resti chiuso e distante dai giri delle persone e dalle frequentazioni delle famiglie.
E ora parliamo di bilanci. Nel prossimo servizio siamo andati a intervistare il presidente del CB Club Mattei Saverio Livi per sapere come è andato l'anno appena trascorso. Un 2022 sicuramente intenso per la Protezione Civile. Sentiamo. Il 2022 è giunto al termine ed è tempo di bilanci per una delle realtà che negli ultimi anni è cresciuta tanto nella città di Fano, la Protezione Civile del CB Club Mattei. L'associazione di volontariato conta più di 120 soci in un'età compresa dai 18 ai 75 anni, sempre attivi durante l'emergenza alle popolazioni del territorio e per dare supporto a eventi e manifestazioni. Noi siamo nati in pratica per dare un supporto alla città, alla regione e al nazionale, perché siamo iscritti alla FIRCB, che è un'associazione nazionale, aderiamo alla regione e comunque siamo parte del comune in primis, quindi siamo sempre a fianco a tutte le istituzioni in città e ai cittadini. Qualora ci sia la necessità in cui la Protezione Civile può intervenire, noi ci prepariamo tutto l'anno per dare una risposta in pratica alla città. Sono in pratica una ventina di giovani, abbiamo 30 e passa donne, una società abbastanza variegata, siamo una cinquantina di mezz'età e una quarantina di pensionati. Il tutto, c'è una buona sinergia con il gruppo e riusciamo a portare avanti giornalmente un po' gli obiettivi che ci siamo posti. Per il CB Club Mattei è stato un anno intenso quello trascorso, iniziato con il Covid e le vaccinazioni al CODMA, a seguire l'emergenza in Ucraina, dove ha visto alcuni volontari arrivare fino al confine con l'Ucraina, in Polonia, per trasportare per ben due volte medicinali, alimenti e generi di prima necessità, e poi il maltempo con l'alluvione nell'entroterra e infine il terremoto. Ci ha visto coinvolti a Cantiano, da prima con i mezzi per pulire la città e da ultimo in pratica abbiamo fornito 1870 pasti partendo da Fano sia a pranzo che a cena con i nostri mezzi. Ha visto 25 volontari per quasi 15 giorni nel portare i pasti a Cantiano. Da ultimo anche il maltempo ci ha visto coinvolti nella nostra città alla ricerca di persone scomparse non solo a Fano ma anche in altri luoghi, e infine il terremoto che ha creato per la città di Fano per tutta la costa un'importante richiesta di presenza di Protezione Civile del volontariato. Durante il corso del 2022 sono stati organizzati 12 corsi di formazione, alcuni svolti nell'area del CODMA, 13 formatori e 12 attività generali, tra cui radiocomunicazioni, cinofilia, cucina, nautica e trasporto, 7 esercitazioni ed emergenze e 2 interventi di prevenzione. Un dato abbastanza positivo per la nostra associazione è che sono entrati 12 volontari nell'arco del 2022. È abbastanza difficile di solito per trovare volontari, ma è un po' un controsenso. Più ci sono emergenze, più volontari si avvicinano in pratica alla Protezione Civile. Non mancano poi le convenzioni e le collaborazioni. Solo con Protezione Civile non si riesce a mantenere, non abbiamo in pratica un introito, abbiamo solo un rimborso spese, mentre con le convenzioni per quello che riguarda i trasporti, disabili, anziani, per quanto riguarda 28 sull'attraversamento dei alunni presso le scuole, la sorveglianza della caserma, queste sono le convenzioni che ci permettono in pratica di stare in piedi e di investire tutto sui nuovi mezzi e quello che riguarda la Protezione Civile. E dopo le festività natalizie c'è attesa per l'avvio dei saldi, il periodo in cui si approfitta per fare gli acquisti a prezzi più convenienti. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i commercianti e i cittadini. 5 gennaio iniziano i saldi, come sono andati gli affari in questo anno e in particolare il periodo natalizio appena passato? In confronto al periodo di crisi che c'è stata, causata anche dal Covid, poi la guerra eccetera, quest'anno, ringraziando Dio, perlomeno per quanto mi riguarda, abbiamo fatto delle percentuali in più dell'anno scorso, intorno al 10% in più. Che sconti applicherete? Ma gli sconti, come sempre, partiranno da un 30% fino ad arrivare a un 50%. Per cui ci auguriamo che ci sia una certa, come dire, partecipazione dei nostri clienti e anche magari dei non nostri clienti, che comunque possono dare una mano a tutto il commercio della città di Fano.
Vogliamo ricordare le regole che un venditore deve applicare? Beh, le regole sono molto semplici, perché noi abbiamo nel settore dell'abbigliamento, noi abbiamo il prezzo di vendita normale con sottoscritta la percentuale di sconto e il prezzo finale. Tipo, se un capo costa 50 euro, faccio l'ipotesi, meno il 30%, diventano 35 euro. I prezzi sono tutti segnati. Lei sta già guardando le vetrine in giro per vedere che cosa potrà comprare con i saldi? Allora, intanto sto guardando le vetrine perché devo memorizzare il prezzo e evitare la fregatura a prezzo originale e poi con i saldi, uno. Secondo, guardo solo quello che mi interessa, che potrebbe essere l'abbigliamento, due. E terzo, soprattutto mi interesserebbe una percentuale alta, ma mi sa, diciamo al 50%, ma mi sa che per questo devo aspettare un po', non partono subito tutti, almeno al 50%. Però mi guardo in giro, questo sì, e basta. Ha trovato già qualcosa, qualche negozio che le interessa più, di più? Sì, in realtà sì, qua vicino ho visto già qualcosa che mi piace, dopo vedremo, voglio vedere, aspetto gli sconti però, questo sì. E intanto sì, stiamo dando un'occhiata, ci sono molte cose interessanti nei negozi, però ancora io devo trovare qualcosa. Reparto abbigliamento? Esatto, reparto abbigliamento soprattutto. Che percentuale di sconto vorresti che venisse applicata? Ma oddio, ma in generale anche uguale un 30, 40, cioè a me va bene, va benissimo, cioè se trovo qualcosa che mi piace per una volta, dai, non guardo più di tanto quello. Sto aspettando che escono veramente questi saldi, vediamo cosa i primi giorni, se posso prendere qualcosa. Abbigliamento? Sì, calzature più che altro, calzature è quella che mi interessa più di tutto, magari una buona calzatura con un prezzo decente che preferirei onestamente. Ci sono molte offerte anche su internet? Sì, sì, anche se ok, qualcosa su internet prendo, ma non cose molto importanti, robine da poco, onestamente preferirei più agevolare i nostri negozianti, dato che mio marito ha avuto un'attività qua, quindi nel senso avrei preferito più fare questa cosa, preferirei insomma farlo molto di più. Quale sconto vorrebbe vedersi applicato? Non dico al 50%, ma almeno un 30%. Almeno un 30-40% sui prezzi veri, reali, io ci sto abbastanza tempo, attento, diciamo poche spese però ben calibrate, diciamo, poi li controllo i prezzi. Quindi mi ricordo. Dopo anni di pausa e restrizioni è tornato in un clima di gioia e divertimento l'atteso volley della Befana, che ha riunito quattro squadre, i parroci, Avis e i maestri di scuola, giornalisti e politici che si sono sfidati nel nome della solidarietà e della beneficenza. Il servizio è di Cristiana Guerra. Sono state la solidarietà e l'amicizia le protagoniste del volley della Befana edizione 2023. Tornato con un grande successo di pubblico dopo due anni di pausa a causa della situazione pandemica, la simpatica occasione sportiva, che racchiude divertimento ed agonismo allo stesso tempo, ha riunito quattro squadre, quella dei giornalisti, dei parroci, dell'Avis e dei politici, che si sono sfidate per un obiettivo comune: fare del bene. La formazione dell'Avis Scuola ha vinto il quadrangolare di pallavolo giunto alla sua decima edizione per un risultato di 15-4 nella partita finale contro i Sacerdoti, che di conseguenza si sono aggiudicati il secondo posto. Ultimi classificati politici, che dopo un match combattuto hanno recuperato punti, ma non a sufficienza per battere la squadra dei giornalisti, che si sono classificati al terzo posto vincendo per 15-12. È stata veramente una bellissima serata, era il primo anno che Avis e le maestre partecipavano a questo torneo e sono molto contenta, è stata un'esperienza veramente bella. Siamo diverse colleghe che ci vogliamo bene e si è visto anche in campo, insomma. E poi ci hanno dato una grossa mano anche i ragazzi di Avis, è stato un connubio vincente. Ve l'aspettavate questa vittoria? No, assolutamente no, temevamo tantissimo i preti, infatti. A chi la dedichiamo? A tutti i nostri scolari, a tutti i bambini che erano presenti qua. Organizzato dall'Associazione Genitori di Sant'Orso, da Avis, Vespa Club e Proloco di Fano col patrocinio del Comune, la serata, che si è svolta al Palazzetto dello Sport Salvatore Allende, ha avuto l'onore di vedere la presenza di quattro ospiti speciali. Mattia Raffa della Virtus, la pallavolista russa schiacciatrice della Mega Volley Tatiana Kosheleva,
Il coach dell'Ital Volley femminile, Davide Mazzanti, accompagnato dalla moglie Serena Ortolani, pallavolista della nazionale italiana, vincitrice all'argento ai mondiali in Giappone del 2018. Felicissimo io di essere qui per una buona causa e soprattutto per divertirci insieme e fare un po' di festa. E credo che questo sia il messaggio più bello da mettere in campo oggi e per far divertire sia chi è in campo sia chi è fuori. Durante la serata, tra una partita e l'altra, non sono mancate diverse animazioni per far divertire i più piccoli, mentre l'associazione Fano Cuore ha colto l'occasione dando la possibilità di usare un defibrillatore ed effettuare un massaggio cardiaco per divulgare un messaggio importante. Tutti possono salvare una vita. Ma fondamentale per l'evento è stato il cuore dei fanesi, sempre presente e grazie al quale è stato possibile donare il ricavato della serata pari a 4.000 euro al progetto Open House della Fondazione Giù, l'ente che supporta quotidianamente le famiglie che vivono la disabilità, soprattutto quella intellettiva, che ha un nobile scopo: creare percorsi di inclusione sociale e lavorativo per giovani e adulti. È stata una bellissima serata all'insegna del divertimento e della beneficenza. Ci siamo divertiti tutti, tutti in campo, tutti sugli spalti. Non poteva finire meglio, veramente una gran bella serata che riproporremo il prossimo anno confidando e sperando nell'apporto di più persone possibili, perché poi tutti uniti si fa del bene e ci fa star bene. A fine serata sono state distribuite le calze della Befana, piene di dolciumi, per la gioia dei tanti bambini presenti tra il pubblico. E ora andiamo alla scoperta dei presepi. Il primo presepe in gara questa sera è quello di Leonardo da Pesaro. Questo invece è quello di Vanessa da Fano. Elena e Matteo da Smirradicali. Presepe di Elisa da Fano. Da Falconara di Ancona, Michele. Ritorniamo a Fano con il presepe di Marco. È stato realizzato da Mario da Calcinelli di Colli al Metau. Giuseppe e Giulia da Orciano di Terre Roveresche. Bianca da Fano. Ed Emanuele da Terre Roveresche. Questo invece è stato realizzato da Mattia e Andrea da Fano. Sempre da Fano, questa è l'opera di Elisa. Ma
Maria Pia da Morrovalle. Presepe della famiglia Pier Gentili da Fano. Concludiamo con quello di Elisa da Colli al Metau. L'ultimo giorno per partecipare al nostro concorso aperto fino al 6 gennaio. Per partecipare potete inviare un video di 20 secondi oppure 3 foto in orizzontale alla mail presepi@fanotv.it indicando il vostro nome e la località. E vi ricordo che a partire da lunedì 9 gennaio, a partire dalle ore 21, torna Primo Cittadino, l'appuntamento con i sindaci del territorio. Ospite sarà il sindaco di Fano Massimo Seri. Per intervenire in diretta è possibile chiamare il numero che vedete in questo cartello oppure inviare brevi sms o messaggi di testo su WhatsApp. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire il primo di una serie di approfondimenti insieme a CNA di Pesaro e Urbino dedicate alle imprese. Titolo della prima puntata: SOS post-Covid e imprese. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.